Hanno registrato un successone i finanziamenti a due ruote promossi nel corso dell'ultimo anno in tutta Italia, rafforzati in Veneto anche dai contributi regionali e in più di qualche caso raddoppiati anche da incentivi comunali. Questi contributi hanno permesso praticamente a tutti di acquistare un mezzo ecologico a prezzo zero. Solo nell'ultimo mese il Veneto ha totalizzato oltre 12.000 acquisti. Si stima infatti che solo nella nostra regione siano state vendute circa la metà delle bici di tutto il Nord Italia, molte delle quali sono finite a Vicenza e provincia, dove ci sono 34 piste ciclabili per un totale di almeno un centinaio di chilometri da percorrere in assoluta sicurezza e che collegano i vari centri del territorio iberico. Più sguarnita invece è Vicenza capoluogo, che al momento conta solo due percorsi importanti, ma un terzo è in arrivo e l'intenzione da parte dell'amministrazione di proseguire c'è tutta. Un modo proprio di muoversi sul territorio. Lei deve pensare che, ad esempio, normalmente la gente quanti chilometri fa? Ecco, fa 4 chilometri di media per spostarsi da un punto all'altro. Io ritengo che questa distanza possa essere ben coperta dalle biciclette, se però diamo a loro un'alternativa di transito. Una nuova cultura di transito che viene insegnata anche nelle scuole per cominciare fin dalle più giovani generazioni a cambiare il ritmo di vita dei vicentini, che ancora in 7 casi su 10 scelgono l'automobile per spostarsi. E per concludere, ritornando agli incentivi, sappiate che a livello nazionale a beneficiare di quest'ultimi sono state proprio le city bike, come questa, a prezzo medio da 200 a 400 euro, ma in Veneto invece a trionfare sono state le bici di lusso, quelle tra gli 800 e i 1000 euro, alla faccia della crisi.